Centro Revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada. È un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo. Buonasera ai nostri spettatori web e a tutti gli amici del Torrita Blues. Siamo in diretta da Torrita di Siena, da Piazza Giacomo Matteotti, per la seconda serata diretta blues, dove vedremo esibirsi tre delle band che hanno vinto l'effetto blues. Faranno d'apertura quindi alla terza edizione del festival. Ma spostiamoci adesso sulla piazza per vedere l'affluenza delle persone che attendono l'inizio del festival. Ricordiamo che è in corso all'interno della piazza, dalle ore 20:30 circa, la scena blues in piazza. Ormai è un appuntamento consolidato negli anni e per sapere come è nata questa idea vi invitiamo a vedere la prima diretta blues di martedì 12, disponibile sul nostro sito www.torritawebtv.tv, nella sezione on demand dirette integrali. Vedrete poi anche la diretta di questa sera. Questa sera suoneranno tre gruppi che hanno partecipato appunto e vinto Effetto Blues. L'Effetto Blues nasce per dare spazio alle band italiane che volevano partecipare al festival. Inizialmente però era dedicato ai soli gruppi internazionali famosi. I gruppi che partecipano ad Effetto Blues hanno la possibilità di farsi conoscere e inoltre la possibilità di fare d'apertura ai gruppi internazionali del Torrita Blues. Sul nostro sito www.torritawebtv.tv, sezione on demand, troverete tutte le nostre interviste fatte alle band nelle 4 serate di Effetto Blues. Andiamo a ricordare quali sono i gruppi che suoneranno questa sera. Aprirà la serata Diego Schiavi, a seguire Van Kerry Blues Band ed infine i Ramrod. Siamo in attesa che Luca Romani, presidente e direttore artistico dell'Associazione Culturale Torrita Blues, dia il suo saluto di inizio. Intanto però ricordiamo il programma. Venerdì 22 giugno. La serata inizia con i Folk Eaters, band vincitrice di Effetto Blues 2018, a seguire i Super Down Home, uno strepitoso duo che proporrà il suo Rural Blues, e a seguire una delle due grandi vedette internazionali del Torrita Blues di quest'anno, Papa Ciappi, che ritorna al Torrita Blues dopo 16 anni. Prima di iniziare la serata vi abbiamo preparato tra il primo e il secondo una piccola chicca. Siccome uno o due di voi non sanno chi sono gli Animals e forse non conoscono Papa Ciappi, noi facciamo ascoltare un breve filmato, facciamo vedere ascoltare un breve filmato che riepilogano le canzoni più famose di queste due band. Gli Animals si esibiranno sabato 23 e Papa Ciappi si esibirà venerdì 22. Perché oltre a stasera non potete mancare alle serate successive e questa è un'anteprima. Quindi, mentre aspettate il secondo, gustate di queste due grandi band. Iniziano gli Animals e poi dopo ne riparliamo per la serata. Grazie. When the sun refused to shine on you.
quello che non potete mancare né venerdì né sabato, perché perderti due pezzi da 90 così veramente è un peccato. Quindi niente, vi aspettiamo tutti davvero anche domani e domani l'altro. Bene, io direi che il secondo vedo quello che stanno servendo. Andiamo davvero per iniziare la prima serata del trentennale del Torri d'Ottanta, la trentesima edizione del trentennale. E quindi io ovviamente ringrazio tutti, vorrei qui con me Alessandro Giannini che può venire, che è un po' l'anima di Effetto Blues, perché stasera si esibiranno per noi e per voi tre band che hanno vinto Effetto Blues. Effetto Blues è una rassegna che valorizza, se riusciamo anche in qualche modo a far sì che questi gruppi emergano sempre di più, ma noi vi diciamo che sono italiani, ma quando vi sentite davvero, non perché questa sia una discriminante, ma perché il blues italiano veramente sta facendo passi da gigante. E quindi sono tantissime le band che fanno blues, noi abbiamo quest'anno cercato di ospitare il più possibile, infatti non ne ospiteremo 5, ma ne ospiteremo 6, per vedere se riusciamo ancora di più a valorizzare questo blues italiano. Bene, Alessandro, io vorrei che prima di passare alla ringraziamento, prima di passare all'esibizione del primo artista di questa sera, se tu ci dicesse come è nato e che cosa vogliamo in qualche modo fare con Effetto Blues. Buonasera a tutti. Allora, Effetto Blues nasce proprio perché non c'era spazio per i gruppi italiani, diciamo veramente un grande gruppo, secondo me è giusto che anche loro abbiano un grande spazio in un grande festival come quello del Torri d'Ottanta. Abbiamo pensato di creare questa sorta di vetrina che all'inizio era un contest proprio per decidere quale non è bene, veramente tante. E poi alla fine abbiamo detto facciamo sparire il contest, facciamo proprio diventare una vetrina a parte, quindi Effetto Blues è una, siamo costo della Torrita Blues l'anteprima primaverile. E quindi abbiamo avuto dal 2005 al 2018 circa 150 gruppi che hanno partecipato, con tantissime soddisfazioni di musicisti che hanno avuto possibilità di suonare anche dopo, perché Torrita Blues nasce proprio come un'opportunità per questi musicisti. E quindi stasera nella prova ci abbiamo appunto sei gruppi che stanno appunto, come diceva Luca, molto, molto forti, e abbiamo avuto difficoltà proprio a sceglierli, ma stasera abbiamo proprio anche, per la prima volta facciamo una cosa nuova, apriamo il festival con un acustico, quindi proprio perché sentirete stasera quanto questo si porta anche in Sicilia. Adesso bene Alessandro, allora prima di dare inizio alla prima serata della trentesima edizione vorrei che si facesse, soprattutto se avete mangiato bene, un grosso applauso a chi ha cucinato, anche se avete da mangiare al secondo. Quindi perché volevamo ringraziare davvero di cuore le cuoche, tutti questi ragazzi che vi stanno servendo, quindi vi volevamo davvero rendere omaggio e ringraziare per tutto quello. Quindi grazie ragazzi, grazie per l'aiuto che ci date. Bene, allora Ale, io direi proprio di iniziare alla grande. Iniziamo con un chitarrista che viene da Pisa, è un chitarrista acustico. È un azzardo del resto che in una serata così, con un pubblico così, partire con un uomo in mente. Ma guardate che lui veramente è un grande che nasce addirittura dalla musica classica, perché fin da 8 anni lui aveva iniziato a suonare la chitarra, dopodiché come per ognuno di noi ascoltando il blues lo ha folgorato. Allora io direi di dare inizio a questa edizione presentando Diego Schiavi.
Buonasera a tutti, buonasera. Grazie di essere a questa celebrazione di Grande Blues, uno dei festival più importanti a livello italiano e a livello europeo. Per me è un onore essere qui come One Man Band acustico ed aprire questa 30ª edizione. Vorrei partire con un pezzo sacro di Son House e la mia versione di Green in Your Face. Oh.
grazie mille. Lord, I found the mercy, save me if you can.
questo era Crossroads Blues del grande Robert Johnson. Adesso volevo iniziarvi con un pezzo di Muddy Waters, si intitola Long Distance Call. You always be good for me.
Adesso volevo eseguire un pezzo che ho scritto. Si intitola Talk. Centro Revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada. È un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo. Oh,
Stasera we are talking to the moon. Eccola lassù. Adesso vorremmo suonarvi un altro pezzo che ho scritto. Tra l'altro è la prima traccia del mio disco, uscito l'anno scorso, il mio primo disco blues, completamente acustico, chitarra e voce, e lo potete trovare nello stand all'entrata laggiù. Si intitola Deep to the Bone, profondo fino al midollo, fino all'osso. Questa canzone si intitola Help Me Lord.
rendergli omaggio con un'opera d'arte che ha scritto e si intitola Stones in My Password. Thank you.
un grande applauso a Diego. Ricordatevi questo nome, Diego Sodavi, perché ne sentirete parlare, è un grande chitarrista, un grande blues band, ricordatelo, Diego Sodavi. Grazie Diego per aver partecipato e soprattutto di suonare blues alla tua età, grazie. Bene, io, siccome è uno dei vincitori di Effetto Blu di Alessandro, io inviterei sul palco per premiarlo l'amministrazione comunale che è rappresentata dall'assessore alla cultura. Se ci raggiunge qui sul palco l'avvocato Paolo Chiezzi, sarà lui a premiare questo artista pisano, perché è uno dei toscani che partecipa a queste finali. Paolo, buonasera. Buonasera a tutti, grazie da parte dell'amministrazione comunale di essere qui, grazie di cuore agli amici di Torrita Luce che, come ci ricordava Luca, è l'edizione numero 30. Ho fatto una battutaccia a Diego, ma al di là della cravatta e della giacca, come dire, una battuta ci può stare, gli ho solo detto, meglio un motto in casa che un pisano all'uscio. Ma Luce ha riso, il ragazzo di spirito e perfetto, lo ringraziamo e gli facciamo tanti bravo. E mi permetto solo di dire, di fare anche un ringraziamento personale a noi personale, agli amici del gruppo, perché abbiamo cominciato 4 anni fa una strada insieme, anzi più che una strada, un volo insieme, quando con Luca siamo andati a Bruxelles carichi di speranza e siamo tornati con la nomina di Torrita a capitale europea del blues per il 2016. Bravo Luca, bravi gli amici del blues, bravo anche l'avvocato che era con loro, per il libro, il nome di Torrita, quindi è il Stalvo d'Oro insieme a noi prestigiosi capitali europei, non solo Bruxelles dove eravamo quell'anno, ma Riga in precedenza, Berlino, quindi si sono meritati un palco come questo. Ecco, come amministrazione abbiamo detto, regaliamoci un palco vero, spero sia piaciuto anche a Diego, bravo di nuovo e questa è la data. Grazie Paolo, grazie all'amministrazione comunale di averci come al solito supportato in questa avventura. Grazie. 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 Grazie Diego, grazie. Bene, prima del dolce, perché non mi muovete, ancora ci avete da mangiare il dolce, e quindi io rifarei un altro applauso a tutti questi ragazzi che davvero vi servono. Grazie ragazzi, grazie a chi sta al bar, grazie a chi sta in cucina, alle cuoche, grazie di cuore davvero a tutti questi ragazzi che girano intorno a Torrita Luce, grazie davvero di cuore, senza di voi vedrete che andremo poco lontano. Alessandro, bene, io direi di procedere. Prima volevamo ringraziare anche, siamo addirittura in diretta in streaming per qualcuno, per gli appassionati, per chi in qualche modo cura i social in maniera particolare. Stiamo andando in diretta con una televisione che si chiama Torrita Web TV, quindi un applauso anche a Torrita Web TV che ci sta riprendendo. Per la prima volta Torrita sta riprendendo in diretta tutta la serata, quindi se vuoi aggiungere qualche cosa, anche perché poi dovremo passare, se vuoi anche anticipare il secondo gruppo. Ok, beh, intanto che voi state aspettando per il dolce, Torrita Web TV ci ha aiutato anche nelle riprese di Effetto Blues, quindi è stata una bella collaborazione. Abbiamo avuto una diretta che abbiamo fatto il 12 di giugno dove abbiamo presentato il Torrita Blues. Quest'anno un grande movimento mediatico, siamo andati sulla RAI, dunque ieri sera c'era l'articolo sul telegiornale, PG3, ha fatto un'intervista Luca fantastica su Radio RAI Live, dove abbiamo ascoltato dei pezzi anche degli artisti quest'anno, insomma.
scusate, devo fare il cambio palco. Bene, allora, questa sera abbiamo tre regioni, diciamo che l'Italia stasera è rappresentata un po' tutta, dal centro al nord al sud. La band che seguirà, che ha vinto anche lei Effetto Blues, viene addirittura dall'isola, dalla Sicilia, arrivano da Catania, quindi immaginate quando si parla che i gruppi italiani fanno blues e lo fanno in tutta Italia, stasera ne è una dimostrazione. Siamo davvero onorati di rappresentare qui a Torrita un pezzo d'Italia, ecco, quindi, perché addirittura la band che seguirà viene dal nord, quindi volevo dire, immaginate stasera che cosa sentiremo. Questa è una band, un genere completamente diverso, ovviamente si ispira un po' più al Chicago Blues, quindi avremo sicuramente delle sonorità, perché il blues abbraccia, come voi sapete, a seconda di dove si svolge, una tipicità che è propria, è sempre il blues, però viene suonato in maniera diversa. Questi ragazzi, come dicevo, vengono da Catania e sono anche loro vincitori di Effetto Blues. Chi la scelti? Come funziona? C'è una giuria? Come vengono premiati? Raccontagli un po', prima che si esibiscano, che ci sia il cambio palco, come funziona anche la storia di Effetto Blues. Diciamo che inizialmente, prima dell'estate e della primavera, ci inviano, diciamo, il loro demo tramite un format preciso, quindi ci sono delle preselezioni dove i gruppi inviano il loro materiale, noi li ascoltiamo. C'è una giuria composta ovviamente da esperti del territorio blues, ma anche musicisti e giornalisti del settore, e poi facciamo questa collaborazione del team di Pablo che ci ha ospitato tutti questi anni, facciamo le serate live, sono quattro serate, tre gruppi a sera, e ogni sera praticamente c'è un genere diverso. Inizialmente c'era la gara, abbiamo tolto la gara perché dopo si è creato il divertimento, e questi ragazzi vengono un po' da tutta Italia cercando appunto la vetrina del territorio blues. Chi non vince, quindi quest'anno abbiamo premiato sei gruppi, chi non vince tra i 12 delle Effetto Blues possono ancora andare ad altri festival dove noi ospitiamo, cioè dove Luca c'è la Torino Blues, che è Camigliano Blues, che ringraziamo che sono qua questa sera. Abbiamo anche le date del Camigliano Blues, quindi sono il 28 di luglio e il 4 di agosto, quindi un altro grande festival. Sì, sì, ovviamente dove si fa blues è dove cerchiamo in qualche modo di essere vicini, nel senso che chiunque pensa di organizzare un qualche cosa e pensa che gli possiamo essere d'aiuto, siccome noi siamo un'associazione culturale, non a scopo di lucro, ma quello che ci unisce e che ci fa andare avanti è una grande passione e un grande amore per questa musica. E gli amici di Camigliano hanno voluto accettare questa collaborazione, quindi noi tutti gli anni, ormai da 7 anni, l'ultimo sabato di luglio e il primo sabato di agosto, portiamo un pezzo di blues anche a Camigliano. Bene, io non so se siamo pronti, direi proprio di sì. Questo è un power trio, direi. Van, può essere, sì. Sì, Ale, dì. No, volevo dire che se avete seguito un po' sui social le musiche, i post che abbiamo mandato, c'era una musica sottofondo proprio dei video del promo degli ufficiali, dei banchieri Blues Band, quindi doppiamente ascolteremo anche questa sera, spero almeno. Allora, se siamo pronti, sentiremo un altro blues, un'altra sonorità, con grande passione e grande amore anche loro, quindi grazie anche a voi per suonare blues. Vengono direttamente da Catania, Bancari Blues Band! Thank you.
Ok, adesso vi presentiamo un pezzo che ha una storia un po' lunghezza, risale ai primi anni del 2000, quando le radio erano ancora le radio reali ed era molto difficile pensare di poter passare con un proprio pezzo. Centro Revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada, è un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo. Thank you.
Ok, adesso facciamo un pezzo che oramai portiamo in giro da quasi 2 anni e che avrete sentito nel promo del Torrita Blues, perché l'associazione ha deciso di passare questo brano e ci ha reso molto felici. Il pezzo si chiama Just in Case.
Allora, adesso vi presentiamo in anteprima il brano che farà parte del nostro prossimo disco, che è in lavorazione, ed è un pezzo che a cui siamo particolarmente legati. Spesso ci si trova in giro a sentirsi inquadrare in dei generi, in degli stili, e noi non vogliamo essere inquadrati. Il brano si chiama Not My Time.
grazie a tutti. Luigi, grazie. Giuseppe Di Mauro al basso, Gianluca anche in questa Vanteri Blues Band, grazie a tutti, grazie, fatemi un applauso, grazie. Grazie. Franza Catania, Blues Band, grazie ragazzi, grazie. Grazie, grazie per lo spirito che portate, questa sonorità. Si sente anche la Sicilia, si sente. Bene, io inviterei due giudici internazionali qui a premiare questi ragazzi, veramente, veramente è un grande piacere, è un grande piacere soprattutto vedervi fare blues, quindi per me veramente rappresentate davvero un pezzo di cuore che ci appartiene in questo mondo, insomma, perché il blues è un sentimento, il blues è vita, il blues è emozione, quindi grazie ragazzi perché voi avete raggiunto questo. Bene, sono qui sul palco insieme a noi due, premia il Vancari Blues Band. Ho definito giudici internazionali perché di fatto loro spesso sono chiamati a dare un giudizio su queste band che poi salgono sui vari palchi dei vari festival blues nazionali. Parto da Adriano, perché tutto è anche un amico, lo dico internazionale perché essendo di Trento, capite, è già fuori, insomma, non rientra, essendo vicino a Catania, capite che problematiche ci sono tra Trento e Catania, insomma, visto anche la situazione socio-politica economica, se che volevo dire qualche problema c'è, ma noi risolviamo anche questo con il blues. Grazie Adriano, grazie. Poi ti passo la parola, l'altro giudice, poi a Ivone, è francese, quindi come non, è un pezzo di storia del blues perché è definita la donna del blues. Un applauso veramente perché è presente sempre a qualsiasi iniziativa. Quindi io direi se cortesemente ci fate un saluto, ci dite qualche cosa, io prima di... Non importa, ci fai un saluto, ci dici che cosa ne pensi del Tonita Blues, che cosa pensi del blues e quindi soprattutto anche di loro, che effetto gli hanno fatto, visto che li premierete. Prego, Ivone. Io volevo ringraziare Vancari e tutti i musicisti blues per questa mano blues e a me mi permette di ascoltarlo e ascoltare il blues della mia vita, quindi grazie a tutti. Luca, voglio dire che Ivone dal 91 che ha scoperto il festival non ci ha più lasciata, quindi è una di noi. E io devo aggiungere che sono 29 edizioni che vengo a questo festival, perciò un amore incondizionato da Trento, dal nord al sud, a un meraviglioso posto, Tonita Blues. Grazie a tutti, buon blues a tutti. Scusate, ne approfitto a questo punto per dire una cosa anch'io. Allora, noi abbiamo scoperto il Tonita Blues con Effetto Blues nel 2005, quindi 13 anni fa, e la voglia di calcare questo palco, che è un palco nazionale e internazionale, dove il blues ancora fa da padrone, era talmente tanta che abbiamo deciso di riprovare e tornare. Dietro a questo c'è Alessandro Giannini che fa un lavoro durante l'inverno pazzesco e non è piaceria, lui lo sa. E lo fa con il cuore, lo fa perché sente il blues come noi, e sono 30 anni quindi non li dimostri. È Luca Romani che abbiamo conosciuto stasera, ma che è un pezzo di storia che porta avanti questo festival. Grazie a tutti voi, è stato un piacere, grazie. E a Ivone che la incontriamo ovunque, andiamo a suonare ovunque, nelle Marche, a Verona, e sempre, ovunque, dove c'è blues c'è Ivone. Grazie ancora a tutti.
io non so se avrete notato, ma io sto indossando una maglietta splendida. Ora, come fate a non portare a casa una maglietta splendida così? Quindi vi auguro che, come ricordo, voi portiate questa maglietta. C'ero anche io a Torrita quella sera e ovviamente avrà ancora più valore perché dietro trovate tutti quelli che ci sono stati. Ora mi giro, ma non per mancanza di rispetto, eh. Ci sono tutte le band che avrete ascoltato e che ascolterete. Quindi vi invito a non andare via senza prima aver comprato questa maglietta, altrimenti poi il prossimo anno non valgono più come ora, quindi è uno spot pubblicitario questo, quindi grazie di cuore, scusate questa invadenza. Bene Ale, diciamo che la 30ª edizione continua con l'ultima band. So che avete mangiato il dolce, ma non ve la perdete, perché qui siamo davvero in presenza di ancora un altro tipo di blues, un altro modo di fare blues, vero Ale? Sì, diciamo che questo è un genere di un po' di rottura con il blues tradizionale, perché tocca sonorità degli anni 70, molto psichedeliche, con influenze, diciamo, anche un po' progressive, però sicuramente hanno un repertorio, un genere molto abbordabile, soprattutto tra la gioia di moltissimi musicisti che sono qua in piazza. Li ascolterete, sicuramente hanno una presenza scenica e sono molto forti. Ecco, parlavo dell'Italia, loro vengono da Novara, quindi abbiamo attraversato la Sicilia, il centro Italia, ora andiamo al nord. È veramente una grande band con, come diceva Alessandro, con grande sonorità. Io se possono salire sul palco così iniziano a prepararsi. Vi invito davvero ad ascoltare questa band, perché anche di loro se ne parlerà tantissimo, e spero che questo palco gli dia ancora ulteriormente la forza e la notorietà che meritano. Tra l'altro voglio ricordarvi nelle attenzioni che stanno cambiando il sito del Torrita Blues, www.torritablues.it, la nostra pagina Facebook, dove c'è tutta la nostra storia e chiaramente tutti i video del festival dall'89 ad oggi, quindi se volete ritrovare la nostra storia anche nel sito la ritroverete sicuramente. Tra l'altro con questa cosa della diretta, purtroppo ci sono tantissime persone che ci seguono anche da fuori, quindi è stata una bella scelta il fatto di andare in diretta. Centro Revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada, è un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo. Bene. Vieni. Aspetta che ancora. Ora siete in quattro. Non vedi tutti gli anni, da ora avevo messo che dovevo. Siamo di parola. Fategli un applauso! La famiglia Blues! Questa è la famiglia. No, davvero Torrita è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Ce ne abbiamo anche un altro, Giovanni Orsino, che viene dalla Calabria, che tutti gli anni, così, ce ne sono altri che vengono dal Lazio. È veramente un appuntamento che a noi ci dà grande gioia, ci dà anche la forza davvero di proseguire in quello che è diventato veramente impegnativo. Guardate che non è
direbbe in Toscana. Non è uno scherzo, insomma, mettere in piedi una cosa così, trovare le band è veramente sempre più complicato, sempre più difficile. Comunque, diciamo che, come sempre dico, ecco, grazie a voi che ancora siamo qui, perché se non ci foste voi non, sicuramente questa storia finirebbe, ecco, quindi grazie davvero di venire sempre con questa passione al Torrita Blues. Ringraziamo anche gli altri dell'associazione che sono qua. Sì, no, sì, sì. Ovviamente vedete quasi sempre me che, come avrete capito, io sono tutt'altro che un presentatore, però ovviamente è un modo per, così, per condividere con voi questa passione insieme ad Alessandro. Poi ovviamente ci sono gli altri, c'è Riccardo Roghi che tra l'altro collabora con Alessandro in maniera particolare a Effetto Blues, c'è Alfredo Capitani che tra l'altro è il tesoriere, c'è Federico Romani, c'è Roberto Davitti, quindi sono loro che poi insieme a noi, insieme a Carlo Bazzoni, che in qualche modo compongono questa associazione, quindi loro non li vedete mai perché decidono così, ma ovviamente anche loro sono parte determinante in questa storia del Torrita, insomma, ormai. Facciamogli un applauso. Facciamogli un applauso. Ovviamente a tutti i volontari e gli amici che tutti gli anni. Alla cassa, a chi si occupa delle sedie, a chi si occupa dell'impianto elettrico, veramente, grazie. Bene, io, se siete pronti, l'abbiamo fatto prima, anche per consentirvi di essere a posto. No, comunque, niente, è una grande band anche questa, che ci chiederete sicuramente ascoltandoli. Noi l'abbiamo veramente selezionato, tra virgolette, con grande entusiasmo, perché è quello che loro trasmetterà. Sto parlando di una band di Romana, sono in Ramro!
questa sera, non riesco a descrivervi quanto. Andiamo avanti con la nostra musica e questa è Lion Queen. Thank you.
storie di rabbia, storie di delusioni, di felicità, ma anche di dolore. E la prossima canzone parla appunto di questo, si intitola Solo. Yeah.
rispetto alla nostra storia, perché in realtà è da un sacco di tempo che non suoniamo questa canzone live durante i nostri concerti. L'abbiamo scritta ormai anni fa, e solamente che è piaciuta ad Alessandro, Alessandro Giannini, quando ci ha conosciuto, ci ha detto che questa canzone gli piaceva tanto. Quindi non so dove sei, ma Alessandro, questa è per te. Let me play! Thank you.
di Landlord. Abbiamo portato i nostri dischi, il nostro primo disco è First Fall, stiamo registrando il secondo, non abbiamo l'ora di pubblicare anche questo, insieme a tutto il nostro merchandising bellissimo. Vi dico questo perché la prossima canzone è una cover in realtà. Quindi chiudo un attimo parentesi originali, è la cover di un gruppo che noi adoriamo ed è effettivamente stata fonte di ispirazione per tanti tanti motivi. Quindi noi suoniamo questa canzone un po' come se fosse nostra e credo che molti di voi la riconosceranno. Thank you.
Centro Revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada. È un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo. We'll be right back.
E poi andiamo a letto. Siamo d'accordo? Bene. Ecco gli amici di Carigliano. Un applauso li farei, perché ovviamente anche loro si cimentano in un festival che sta crescendo anno dopo anno. Bene, consegna il premio. Sì. Consegna Samuele Bolognesi della Commissione Camigliano Blues, e vi invitiamo a partecipare a Camigliano il 28 di luglio e il 4 agosto. Ci saranno la Bay Blues Quartet e MDJ Forest il primo sabato, The House Band e Bayou Mushiner, si dice così. Vi aspettiamo a Camigliano. Intanto il premio a bravissimi complimenti da parte del Camigliano Blues e del Camilla Blues. Bravi davvero. Grazie di cuore, grazie e complimenti davvero anche per i vostri brani, per lo studio che fate, per la grande passione che mettete in questa musica, grazie. Io farei bene, farei anche una foto di gruppo con tutte le band. Sì, io se gli altri bandieri lo spende, se Diego è rimasto qui, anche Diego Schiavi, se cortesemente... Così facciamo l'ultimo pezzo, così ci salutiamo alla grande con questa gem, poi andiamo a letto e ripristiniamo il tutto. Vi diamo appuntamento ovviamente a domani. Domani grande serata, eh? Grandissima, anche una stasera. Cioè, Coppa Ciabi, se ripete il concerto del 2002, c'è due raffreddore. Mi dai presa con chi è ballato. No, assisterete a una dei a due grandi serate, due grandi concerti. Bene, io direi veramente di affrettare l'allestimento del palco, se vogliamo fare questo gem, altrimenti... Sì, no, cioè, è già fatta, è una tradizione che l'effetto blues, dove sapere che finisce sempre con la jam session, qualche volta dura 10 minuti, qualche volta un'ora, e tra l'altro qui abbiamo tanti musicisti che ci ascoltano, abbiamo Jacopo, Jacopo, vieni qua.
allora ci vediamo domani sera. Grande Popa Ciabi, Sopor Danom e anche un'altra band emergente, Fog Hitters. Vi aspettiamo domani sera. Grande blues, grande Torrita. Ale, siamo alla foto di gruppo, tutti insieme. Grandissima serata, grande Luca. Per averci seguito e continuate a seguirci sulla nostra pagina e sul sito www.torritawebtv.tv. Ricordiamo inoltre gli appuntamenti dei prossimi giorni del Torrita Blues, dove potete assistere ai concerti solamente da Piazza Giacomo Matteotti acquistando i biglietti. Tutte le informazioni sul sito www.torritablues.it. Ricordiamo il programma, domani venerdì 22 giugno la serata inizia con i Fog Eaters, band vincitrice di Effetto Blues 2018. A seguire i Super Down Home, uno strepitoso duo che proporrà il suo Rural Blues. A seguire una delle due grandi vedette internazionali del Torrita Blues di quest'anno, Popa Ciabi, che ritorna al Torrita Blues dopo 16 anni. I concerti inizieranno alle 21.30. Sabato 23 giugno la serata sarà aperta dai I Shot a Man, band vincitrice di Effetto Blues. A seguire The Fullerton, l'ultima delle band vincitrici di Effetto Blues. La 30ª edizione del Torrita Blues sarà chiusa da una delle storiche band inglesi più famose degli anni 60 e che ha lasciato il segno nel mondo della musica, influenzando musicisti di ogni epoca, The Animal and Friends. Centro revisioni Auto Est di Ciolfi Euro. Vendita auto e centro revisioni, auto, moto e veicoli commerciali. La revisione è prevista dal codice della strada. È un obbligo, ma anche una sicurezza per viaggiare in tranquillità. È necessario revisionare le auto nuove per la prima volta dopo 4 anni e poi ogni 2. Cosa aspetti? Prenota la tua revisione. Auto Est è a Torrita di Siena e Sinalunga. Il nostro centro nasce nel 2001. Il concetto principale di Dolce Rinnovo è quello di trovare l'equilibrio per raggiungere un risultato estetico duraturo. Vi aspettiamo nel nostro centro a Torrita di Siena per farvi conoscere il nostro metodo di lavoro, dove la persona e i propri bisogni vengono prima di tutto. Samuela e Katia. Navini Strumenti Musicali, zona industriale di Manciano, Castiglion Fiorentino, Arezzo.